avevamo un grosso debito con l'Enel, tale che eravamo ritenuti un paese irregolare, per cui non potevamo aderire ad iniziative o a risparmi in favore della città. Oggi finalmente abbiamo ottemperato agli obblighi e possiamo godere di risparmi e vantaggi. Con queste parole il vice sindaco di Pagani, ingegnere Attilio Elettore, annuncia con soddisfazione la risoluzione del debito che la città ha dovuto pagare e che si protraeva già da alcuni anni. Adesso fortunatamente abbiamo pagato il debito di quasi 1 milione di euro a novembre, anzi a dicembre, e siamo diventati un paese normale. Sono riuscito alla fine a far modificare il contratto. Siamo passati dalla situazione di un pagamento dell'energia triplicato rispetto al normale a un pagamento dell'energia elettrica normale, con un risparmio secco annuale quantizzato dall'Enel di circa 300.000 euro sul 1.3 milioni che si pagano normalmente come costi dell'energia. Questo è per quanto riguarda la pubblica illuminazione, ma questo riguarda anche i condomini, cioè Le hanno un scuole. vantaggio le scuole, i condomini e quant'altro. Sì, le scuole avranno anche loro un vantaggio perché passeremo, oltre che col comando energia, col costo inferiore, anche con l'IVA, perché l'IVA sarà pagata normalmente, come deve essere pagata per gli istituti scolastici, per gli istituti comunali, al 10%. Quindi un ulteriore abbattimento di circa 30-40 mila euro all'anno sulla componente IVA, cioè sulle tasse che si pagano allo Stato. Non siamo più un paese irregolare. No, siamo un paese normale, dico io, un paese normale, ma non più un paese irregolare, quindi l'Enel ci tratta come tutti i paesi normali.